La prego, signore. Uccida il nostro duca e signore Dairaku Uesugi. O lo Shogun darà a noi la colpa del suo folle comportamento. Con le sue assurde manie tutto il nostro popolo rischia di perdere ogni avere. Vede, noi tutti ne soffriremo più di quanto non abbiamo già fatto finora. Le basti solo sapere che già due volte abbiamo rischiato di perdere completamente la nostra indipendenza e con essa anche l'onore. E mi creda, il nostro duca ci condurrà tutti alla rovina più nera. Le giuro, signore, non si tratta di una lotta per avere il ducato, ma della sopravvivenza della nostra gente. La scongiuro, nobile Ogami. Lei deve ucciderlo. Non può vivere oltre, o sarà la fine. La prego, signore. Non avremmo difficoltà a farlo con le nostre mani, ma ciò è contrario alle leggi dei samurai. Ecco perché abbiamo esitato. Ma ormai non c'è più tempo da perdere, nobile Ogami. Il duca Dairaku tornerà a Yonezawa da Edo esattamente il 15 di questo mese. E lei dovrà assalirlo e ucciderlo, e io le consiglio di farlo al fiume Kimen. Sono sicuro che il duca l'attraverserà per primo e sarà seguito soltanto da pochi uomini della sua scorta. È una occasione unica. Un uomo come lei non potrà fallire. Allora, accetta la mia offerta, signore. Il fiume Kimen scorre non lontano dalla città di Yonezawa e normalmente le sue acque sono calme. A volte però, a causa magari di una forte pioggia o del disgelo, diventa impetuoso e selvaggio come un demonio, inondando i campi e le fattorie e arrecando numerosissimi danni. Per questo gli è stato dato dal popolo il nome di fiume Kimen, che in giapponese significa il fiume dal volto di un demonio. Eccola che ritorna. Sei Yoshio, vero? Andiamo pure. Signore, la prego di scusarmi, ma perché non prende la mia? Lei andrà molto di fretta, credo. Che cosa? Volevo dire che in genere si prende la prima barca della fila. Silenzio! Io voglio la barca di questa donna e nessun'altra, è chiaro? E poi la cosa non ti riguarda. No, mi perdoni, signore, ma... Ocilio, stai attento a te. Non finirà così. Ferma qui. Ho detto ferma qui.
Dai, non perdere tempo. Ocio, oggi ci sarà una riunione di barcaioli per parlare di te. E noi vorremmo che partecipassi anche tu, va bene? Io credo che la cosa ti interesserà da vicino. Senti, Ocio, noi vorremmo che tu te ne andassi via di città. Io sono sicuro che sarebbe meglio per te. Ma non aver paura. Noi ti abbiamo già trovato un'ottima sistemazione. Il padrone di uno spaccio sull'altra riva del fiume sta cercando una donna. È vecchio, ma sono certo che andrà bene per te. Dice che in futuro ti lascerà il suo spaccio. Potresti crearti una vita migliore di questa, anche diventare ricca. E tu sai che noi tutti ti augureremmo ogni fortuna possibile. Ocio, noi eravamo amici di tuo padre e quindi ci preoccupiamo per quello che potrebbe succederti. Sono sicuro che al tuo povero padre non piacerebbe ciò che fai ogni giorno con gli uomini che salgono a bordo della tua barca. Io so che il nobile Ayase ti ha salvato la vita, che tu ti senti in debito con lui e che ora vuoi ripagarlo. Ma devi capire che c'è un limite a tutto, Ocio. Perché devi prostituirti per farlo? Ti prego, non dire quella parola, Yohei. Ocio, ascolta bene. Noi non possiamo sopportare oltre questo oltraggio, capisci? Non ti rendi conto di come ti sei ridotta? Ha ragione. Perché devi prostituirti per procurargli da vivere? Vedi, se in futuro voi due aveste intenzione di sposarvi, sarebbe tutta un'altra storia. Ma lui è un samurai e non credo che sposerebbe una barcaiola come te. Il suo onore non glielo permette. Quindi non fa che vivere sulle tue spalle, capisci? Non hai la minima speranza di un futuro migliore. Ed è per questo che ti consigliamo di andartene. Ti prego, dimmi una cosa, Ocio. Lui non ne sa niente, non è vero? In quel caso, altrimenti non lo permetterebbe. Perché non rispondi, Ocio? Ocio, il nobile Ayase non sa che ti prostituisci per lui, non è vero? Perché non ci dici almeno questo? Vi scongiuro. Non parlatene con nessuno, vi prego. Io morirei
Se lui venisse a saperlo. Ma chi è quel bambino? Io lo conosco. È il figlio di un samurai senza padrone. Li ho traghettati io stamattina. Ci siamo fermati a riposare in questa baracca. Ma se volete possiamo andarcene. No. Resti pure. In fondo questa non è una riunione segreta, signore. Allora possiamo continuare. Da quello che abbiamo capito, il nobile Ayase non sa niente di ciò che fai. E io dico che andrebbe avvertito. Yohei, ascoltami bene, Ochiyo. Se tu non te ne andrai, noi non potremo più guadagnarci di che vivere. E tu sai bene che sono sempre di più gli uomini che prendono la tua barca per potersi divertire con te. E la voce già si sparge. Le donne del paese ne parlano. Dicono che stai screditando tutta la classe dei barcaioli del fiume Kimè, nonché gli abitanti della zona. Inoltre, oggi è venuto addirittura un samurai a cercarti, ricordi? Ho paura che le voci su di te si diffonderanno ancora e che presto anche il nobile Ayase lo verrà a sapere. E così tutti i tuoi sforzi saranno stati inutili. Senti, Ochiyo, scordati del nobile Ayase. L'hai già ripagato. Oltre ciò che hai fatto per lui non è possibile andare. E il proprietario di quello spaccio è un bravo uomo. È la tua ultima speranza di rifarti un futuro, capisci? E questo senza contare il bene che faresti anche a noi andandotene. Ma credimi, non so cosa pagherei per poterti far restare. Vi prego, non mandatemi via. Ochiyo, ricorda che tutti i beni del nobile Ayase gli sono stati confiscati dal duca Dairaku, ma che in fondo lui resta sempre un samurai. E che se lo lascerai, forse un giorno riuscirà a guadagnarsi la vita da solo. Sono sicuro che sarà un bene per tutti e due, continuando così. Vi scongiuro. Datemi un po' di tempo. Concedetemi un mese. 15 giorni. Ma non mandatemi via subito. Vi prego, solo altri 15 giorni. Non vi chiedo molto, mi sembra. Quell'uomo è tutto per me. Non posso lasciarlo così. Vi prego, in ginocchio. Lasciatemi qualche giorno. Vi prego. Per favore, può darmene una? Sono belle, vero? Posso prenderla da sola? Non toccare quei pesci. Mio marito ha lavorato duramente per prendere quelle carte. E io non le venderò a una prostituta. E neppure io ho niente da venderti. Senti, perché non vai a pescarteli da sola se hai fame? Se ci riesci con gli uomini sarà molto più facile con i pesci. Ma che ci troveranno di bello anche i nostri mariti? Questo è qualcosa che non riuscirò mai a capire. Comunque, è davvero triste vedere come certe donne non conoscono la vergogna. Hai ragione. E adesso vattene. Ci disonori qui. Ascolta, Ochiyo, perché non vai a lavorare in qualche taverna? Lì ti troveresti molto meglio, non credi? Almeno non staresti con le persone per bene, ma soltanto con prostitute come te. Che aspetti ad andartene? Cosa cerchi qui? Vattene via! Sporcata! Io non vendo le prostitute, capisci? Perché non vai a chiedere ai cani e ai gatti di lasciarti i loro scarti? Oppure perché non stendi qui la tua spuoglia? Così potrai farti pagare in natura. Per una donnaccia come te non dovrebbe essere molto difficile, no? Ha ha ha!
Aspetta. Non andartene. Ho visto tutto al mercato, lo sai? Tieni, è per te. Su, smetti di piangere adesso. Su. È roba tua. Dai. Spogliati. Dai. Tutto questo lo faccio per te, nobile Ayaz. La mia vita è tua ormai. Come osi? Resta dove sei. Ti ucciderò. Signore! Signore! Aspetti! La prego, non sporchi la sua spada con il sangue di una plebea come quella. La prego, la perdoni, è soltanto una sciocca. La scongiuro. Non merita di essere uccisa da lei. Andiamo. Scalzati! Signore, non ha fatto apposta a bagnarla con quel secchio. La sua vista l'ha confusa, capisce? Ehi, ma sei forse un parente di questa donna, Yase? No. No, io non la conosco neanche, signore. Ma essendo responsabile del servizio di traghetto, è mio compito occuparmi di coloro che vivono qui. E quindi anche di quella donna. È una persona della quale io devo interessarmi, signore. Oh. Davvero? E questo, Ayase, vuol dire che sei il suo capo? Non volevo dire questo. Ma solo che se qui succede qualcosa, io dovrei esserne responsabile davanti alle autorità e quindi davanti a lei, signore. Come osi darmi degli insegnamenti, Ayase? O credi forse che non sappia qual è il tuo compito? Stai rischiando molto così. So che sei un uomo in gamba, ma non hai il diritto di darmi lezioni. Ayase, prima mi hai detto che se qui c'è qualcosa che non va, la responsabilità è tua, è vero? Benissimo. Fermo. Allora, come pensi di assumerti la responsabilità per il suo comportamento? Tu sei sempre pronta a farlo, vero? Sì. L'hai voluto tu, Ayase. Supponi che io voglia ucciderti al posto suo. D'accordo, ti darò la morte se è questo che desideri. E per mia mano, pensa. Ma salverò lei. Prendetela, uomini. Sì. La prego, non... Silenzio, sta zitta. Hai detto che non devo sporcare la mia spada con il sangue di quella donna, è vero? Ma non vorrei sporcarla neanche con il tuo. È il sangue di un idiota. Allora, sei soddisfatto adesso, Ayase? In ogni caso, da questo momento resti senza titolo. E io confisco i tuoi beni. Mi hai sentito? Mm?
Lavora ancora, signore? Perché non si riposa un po'? Sarà stanco ormai. Oggi le ho portato una carpa, guardi. Sono sicura che una zuppa di pesce la riscalderà per bene. O forse preferisce mangiarla arrosto. Signore, perché non si riposa un po' adesso? Vuoi stare zitta? Devo finirlo al più presto. Prima che il duca torni da Edo, in modo da poterlo sottoporre al suo giudizio. Scusate. Potremmo restare qui per la notte. In città è in corso una fiera e negli alberghi non c'è una stanza libera. Ci accontentiamo di poco. Basterà un angolo del pavimento. Gliene lasci prendere ancora. Stasera abbiamo riso in abbondanza. Grazie. La sua ospitalità è pari alla sua cortesia. Mi dica, signore, come mai è venuto Yonezawa? Lei non è di questa provincia, almeno dall'aspetto mi sembrerebbe un forestiero. Domani devo vedere una persona per motivi di lavoro. E pensa che riceverà buone notizie? Non lo so, ma non credo che lui sarà molto felice di vedermi. Non capisco. Ma non importa, adesso guardi questo mio progetto invece. Ecco, si tratta di un ponte. Guardi, lei ha preso una barca per attraversare il fiume, non è vero? E come avrà visto, il Kimen è un fiume molto largo. Purtroppo si è sempre creduto che fosse impossibile costruirci un ponte. E per di più, come anche il nome suggerisce, quando il suo livello aumenta per le piogge e per il disgelo, le sue acque diventano impetuose e selvagge. La mia famiglia era responsabile della sorveglianza del fiume e la nostra ambizione era costruirvi un ponte. Pensi che il mio povero padre aveva dedicato tutta la sua vita a questo sogno. E io continuo il suo lavoro per eseguire la sua volontà. Quest'opera è indispensabile per il benessere della nostra gente. Il padre di Ochio, ad esempio, è stato ucciso da una piena. Ma se costruiremo il ponte, finiranno i pericoli. E con i commerci che ne nasceranno, tutti, anche i barcaioli come Ochio, potranno trovare nuove ricchezze. Il duca d'Airaku tornerà molto presto da Edo. Gli mostrerò questo mio progetto e gli chiederò di attuarlo quanto prima. Per questo dovrò riuscire a terminarlo prima del suo ritorno. Ma ci riuscirò senz'altro. Ho ancora 3 giorni di tempo per terminare gli ultimi calcoli. Tre giorni, ha detto. Pensa che il duca d'Airaku accoglierà la sua richiesta per la realizzazione di quel ponte? Che vuol dire? Ho sentito dire che il duca d'Airaku in realtà è un pazzo. Anche nella sua residenza uccide chiunque osi contrastarlo. Non si salvano neppure i più fidati e anziani fra i suoi consiglieri. La fine è la stessa per tutti. E la stessa sorte è riservata alle sue favorite. Quando se ne stanca, non esita a sopprimerle. Nobile Ogami, chi le ha raccontato queste cose? Il duca è sempre il mio signore. Sì, è vero, potrebbero essere solo maldicenze, nobile Ayase. Nobile Ayase, che cosa c'è, mio signore? La febbre. Non preoccuparti, sto bene. Ora ha bisogno di un po' di riposo, mio signore. Lo so che sono stanco, ma mi restano solo 2 giorni ormai. Il duca sarà qui dopodomani e il mio lavoro dovrà essere pronto per allora, a qualsiasi costo. Ma lei sta male. Io devo finirlo, questo progetto. Non posso aspettare, o sarà stato tutto inutile. È il sogno di una vita, capisce?
volta, papà. Un medico, presto. Sì. C'è del denaro. La ringrazio. Mancano solo due giorni ormai. Due lo spazio, tre il vinaio, quattro il sogno, cinque il valoroso samurai benché, sei il tempo dedicato agli dèi, sette la casa dove dormire la notte, otto il cielo che abbiamo detto. Lo lasci stare. Canta. Canta pure, bambino. Uno il ponte, due lo spazio, tre il vinaio, quattro il sogno, cinque il valoroso samurai benkei, sei il tempio dedicato agli dèi, sette la casa dove dormire la notte, otto il cielo che abbiamo per tetto. È una canzone di Kyoto. Deve averla imparata in giro. Noi abbiamo viaggiato tanto. Spesso sembra che lui abbia imparato più cose di me. Ochio una volta mi disse che sua madre era di Kyoto. Chissà come sarà finita qui a Yonezawa, forse era caduta in disgrazia. Così come io ho reso disgraziata sua figlia. Se non mi avesse conosciuto, sarebbe stata felice. Ed invece qui la vedo consumarsi lentamente sotto i miei occhi. Lei deve sapere che un giorno le salvai la vita, ma ciò mi costò la carica. Così, da allora Ochio si prende cura di me. Sono anni che non lavoro ormai per dedicarmi completamente al progetto del ponte e per questo ho pensato solo a me. Ochio si è impegnata molto per riuscire a mantenermi con quanto guadagnava. Ha venduto persino il suo kimono più prezioso. Era di sua madre, così come i suoi gioielli. Avrei dovuto almeno ringraziarla, non crede? Ma non l'ho fatto e forse se ne chiederà il perché. Se l'avessi soltanto ringraziata, non avrei più potuto guardarla in faccia. Io sono stato un mantenuto per tutti questi anni. E ho approfittato del suo amore per me. Per poter lavorare al mio progetto. L'ho sempre saputo. Ma ho cercato di non pensarci. Combattuto com'ero fra i sentimenti che provavano i suoi confronti e la promessa fatta a mio padre di realizzare il suo sogno di un ponte sul fiume. Non ho giustificazioni per il mio comportamento. Io sono un egoista. E la cosa peggiore è che l'ho sempre saputo, fin dall'inizio, mi capisce? Per questo ho sempre trattato male Ochio. Povera donna. La prego, signore. Io sono felice solo quando sono con lui. Non desidero altro dalla vita e lei sa che è la verità. Per favore, non gli dica che mi prostituisco per lui. Me ne andrò. Manca poco ormai. Aspetterò che abbia finito di lavorare al progetto. Mancano solo due giorni. Lo scongiuro.
I due giorni sono finalmente passati e oggi è previsto il ritorno del duca d'Airaku da Edo. Il sogno di una vita e la missione di un cliente avranno forse il loro epilogo prima di sera. Nobile Ogami! Nobile Ogami! Il nobile Ayase ha finito il progetto! Il progetto al nobile Ogami. Guarda, ce l'ho fatta finalmente. Ci sono volute tutte le mie energie, ma ci sono riuscito. Ecco il mio ponte. Oh, Cio, è anche merito tuo se ho avuto successo. Grazie al tuo aiuto ho potuto non pensare ad altro. Non avrei mai potuto farcela senza di te. Oh, Cio, io ti ringrazio di tutto. Non dica questo. Io sono stata felice di farlo e voglio felicitarmi per il suo lavoro. È stato un onore prendermi cura di lei. La ringrazio. Oh, Cio. No, non parli. Io so cosa vuole dire. Non lo dica. Guardate! Sta arrivando il battello del duca d'Airaku! Sì, è il battello del duca d'Airaku! Presto! Accorrete! Sta tornando il duca! Presto!
Mi perdoni, signore. È una cosa importante. Chi sei? Ti conosco, forse? Sono io, signore. Togo Ayase, ricorda? L'ultimo dei suoi servitori. Lei sa che la mia famiglia ha sempre sognato di costruire un ponte sul fiume. E anch'io ho continuato a lavorare al progetto. Quel ponte è necessario, signore. Eppur essendo stato licenziato, non ho smesso. Perché io credo nella sua importanza. La scongiuro, lei deve farlo costruire. È per il bene del nostro popolo, capisce? Ho il progetto. Eccolo. La prego di guardarlo, signore. La prego. Le interesserà, mi creda. Rappresenta il lavoro di una vita. Quest'opera le farà molto onore e accrescerà la sua fama nell'impero. Lo guardi almeno, signore. Ci vorrà pochissimo. La scongiuro. È molto importante per me. È il sogno di tutta una vita. Vattene. La tua faccia da saccente mi dà fastidio. Non mi interessa il tuo progetto. Andiamo. Signore, non può andarsene. Io non le chiedo di restituirmi la carica. So di averle mancato di rispetto anni fa e non imploro il perdono. Ma lo guardi almeno. Sparisci. Ayase, che vergogna. Noi sappiamo tutti che per lavorare a quel progetto hai sfruttato anche la bellezza di una barcaiola. E questo non ti fa certo onore. Hai finito il tuo ponte, ma in realtà hai soltanto sprecato il tuo tempo. E questo vivendo alle spalle di una prostituta. Che cosa? Sta fermo. Estrai quella spada e sei un uomo morto. Non hai nessuna speranza. Perché ti sei fermato? Hai paura di morire per caso? Sei soltanto un vigliacco. Signore. No! Ayase! Sei impazzito. Adesso calmati e va a contare i soldi che ha guadagnato la tua donna. Tanto... Chi sei? Parla! Chi sei? Chi sono? Sono un assassino. Cosa? Dairaku, tu devi morire. È questa la mia missione qui. Presto. Uccidetelo. Uccidetelo! Avanti! Ci sono anch'io, signore. Ma come? Mondo, cosa aspetti? Senti, ti darò molto denaro. Va bene? Mondo, quanto vuoi? Dimmi qualsiasi cifra e sarà tua. Qualsiasi. Mondo! Ferma! Fermati! Dairaku! Dobbiamo fermi! State fermi. Non dobbiamo spargere altro sangue. Sarebbe inutile. Secondo la prassi dell'impero, la famiglia Uesugi informò subito il governo centrale della morte del duca Dairaku.
E a questo successe così, per ordine dell'imperatore stesso, suo nipote Quoto. La speranza di un futuro migliore tornava quindi a riaccendersi tra la popolazione di Yonezawa. Ochiyo e Ayase nel frattempo avevano deciso di cambiare provincia, scendendo per il corso del Kimen. E per il samurai decaduto, scompare così anche l'ultima speranza di vedere eretto il suo ponte. Ma nasce la fiducia in un domani di gioia.